Buoni postali, che cosa ne pensate di questo buono premium di Poste Italiane con un rendimento al 3,5% annuo con tassazione al 12,5%? Andiamo a vedere il commento di la domanda di questa persona è trovata in un forum per aiutarvi a capire quando investire in buoni postali oppure quando andare a cercare delle soluzioni alternative, perché poi ce ne sono sempre, non è mai il prodotto che fa la differenza, ma quello che ci dovete fare voi con il prodotto. Prima di iniziare, ragazzi, come sempre mi raccomando, iscrivetevi al canale cliccando qui sotto sul tasto iscriviti, attivate la campanellina così non vi perdete tutti i prossimi video e soprattutto mettete like se questo video vi piace, lasciatemi un commento sotto per chiedermi i prossimi strumenti finanziari da valutare piuttosto che i prossimi video da fare insieme. Detto questo, iniziamo e addentriamoci nel vivo di questo video. Mi stavo dimenticando, ma come faccio a dimenticarmelo? Sotto in descrizione trovate il link per prenotare una call gratis e senza impegno direttamente con me. Se volete fare i consulenti finanziari indipendenti perché siete appassionati di finanza e volete partecipare al nostro master per diventare consulenti, iniziamo a luglio, adesso pagate il prezzo più basso. 6 mesi di percorso formativo, imparate tutto quello che c'è da sapere sul mondo degli investimenti e della professione del consulente e poi altri link utili, andateli a guardare. Bene, iniziamo. Allora, domanda che credo che in tante persone possano farsi. Qui il commento è: ma è Poste Italiane? Sbaglio, non è male il buono fruttifero attuale di Poste Italiane? Rendimento 3,5 con tassazione 12,5. Puoi chiedere il rimborso del buono in qualsiasi momento, avrai diritto alla restituzione del capitale investito e raggiunta la scadenza in un anno anche agli interessi maturati. Incredibile! Alla scadenza di un anno anche gli interessi maturati. Cosa ne pensate? Allora, prima cosa da capire bene, attenzione, seguitemi bene. Non è mai il prodotto che fa la differenza. E faccio sempre un'analogia con il cibo, perché così almeno vi entra nella zucca. Se io adesso vi avessi chiesto: ragazzi, ma che cosa ne pensate del cacao di Novi al supermercato che sta a 2,80 euro? Voi mi dite: ma sei imbecille? Così, mi dite proprio così. Questo si è ballato la fresca ieri sera e sta ancora storto e non capisce, c'ha già dei problemi. Chiamate uno psichiatra, un medico, guarda, fatti aiutare. Ecco, in finanza è la stessa cosa, soltanto che le persone, cioè, normalmente fate le stesse domande, ma non per darvi degli imbecilli, chiaramente, ma perché sembrano sensate, ma quando uno capisce realmente come si investe, in realtà è come se io vi avessi fatto questa domanda sul cibo, perché la connessione è veramente la stessa. Quindi il prodotto non fa la differenza, non è il cacao che fa la differenza, non è la barretta di cioccolato che fa la differenza, non è il prezzo a cui comprate una barretta di cioccolato che fa la differenza nella vostra dieta. Non è che se comprate una, due o tre barrette di cioccolato quello farà la differenza sulla vostra salute per tutta la vita. Certo, è chiaro, se ne comprate 27 e ve le mangiate tutte state male, quello sì. Però non è il singolo prodotto che fa la differenza. Quello che fa la differenza è quello che voi dovete fare con quel prodotto. Questo vale per tutti, questo segnatevelo perché è veramente importante. Fare la domanda: che ne pensate di questo buono postale? Che ne pensate di Tesla? Che ne pensate dell'ETF azionario globale? Che ne pensi dei BTP? Che ne pensi della liquidità? Di base è sempre sbagliato, a meno che non cerchiate delle spiegazioni, nel senso, come funziona questo prodotto, come funziona questo strumento, per cercare di capire, va bene. In linea di massima, quindi, dovete sempre partire dai vostri obiettivi, dalla vostra situazione iniziale, quindi quanti soldi avete, quanto risparmio mensile avete, che cosa ci volete fare con quei soldi, tra quando vi servono, tra 5 anni, 10 anni, 20 anni, 30 anni, volete tenerli per passarli poi in generazione, che ci volete fare con questi soldi, quant'è il vostro grado di rischio, quindi quanto tollerate l'oscillazione del capitale, se vedete meno 5 state male o è indifferente. Ecco, queste intanto sono le prime domande che dovreste farvi. Adesso ammettiamo che questo buono sia per chi sia destinato, per chi deve parcheggiare la liquidità, ok? Perché se già mi dite, qui parliamo proprio dello strumento, no? 3,5%, tra l'altro qui non vedo la scadenza. Ci avrà una scadenza. Per 10 anni, 20 anni, non lo so, 5, 3, non lo so. Perché se mi dite lo devo fare per 20 anni, dico no. Cioè nel lungo termine questo è la cosa peggiore che potete fare. Perché? Perché vi ammazzate i rendimenti. Perché nel lungo termine io dal mio capitale devo aspettarmi un 6, 7, 8% medio annuo. Almeno, che a lungo termine premia gli asset più rischiosi e quindi dà più rendimento
per prendersi più rischi. Nel lungo termine, poi bisogna farli coerentemente, però devono essere coerenti i portafogli. Però comunque il lungo termine premia il rischio, premia. Bloccarsi i rendimenti al 3,5 vuol dire sì, proteggere il patrimonio dalla rivaluta, dall'inflazione, appena dall'inflazione. Però possiamo far di più, per carità, meglio di chi faceva. Io ho visto far buoni, ho visto fare investimenti in BTP con rendimenti dell'1% lordi annui per 20 anni, per 30 anni. Quindi capite, lì è proprio un suicidio finanziario, eppure ci sono stati milioni e milioni di euro messi lì dentro. Ora, per carità, meglio il 3,5% per 20 anni che l'1% medio per 30 anni, questo è chiaro. Però se l'orizzonte è tanto lungo, c'è sicuramente di meglio, si può fare di meglio. Quindi mai andare a scommettere, ma diversificando si possono ottenere quel 6, 7, 8% medio annuo, chiaramente in base al rischio che uno ottiene. Come? Mettendo un po' di azionario, mettendo un po' di obbligazionario, mettendo un po' di oro, mettendo un po' di bitcoin, e poi pesandoli in base alla propria tolleranza al rischio, quindi in base a come li peso gli ingredienti della torta al cioccolato. Li peso in base a quanto la voglio dolce, a quanto la voglio cioccolatosa, ok? Se la voglio più cioccolatosa ci devo mettere un po' più di cioccolato, ma non devo esagerare perché sennò fa schifo, quindi bisogna sempre trovare il giusto equilibrio. Quindi qui può averci senso come... può aver senso come parcheggio di liquidità? Sì, può aver senso come parcheggio di liquidità, ma per me c'è di meglio, perché poi sugli investimenti dovete sempre chiedervi, c'è di meglio a parità di rischio? Tutta la vita c'è di meglio. Quindi non giustifica la presenza nel portafoglio. Poi dice, ma perché li fanno? Li fanno perché li vendono. E se li vendono, quindi continuano a farli. Però chiaramente nel portafoglio di una persona che ha un minimo di competenze tecniche, minimo, perché poi non è che dovete far stravolgere, cioè semplicemente che riesce a comprare e vendere sulla piattaforma, già andare su un ETF monetario state al 4% in un anno, liquidabile in qualsiasi istante, e prendete sempre l'interesse giornaliero, perché se vi serve per il breve termine non dovete tenerlo a vita, allora meglio una cosa che vi dà immediata flessibilità, click compri, click vendi e i soldi sul conto. Per cui per me è nettamente meglio un ETF monetario, che mi permette di gestire la liquidità in maniera molto più flessibile. Abbiamo fatto un video con Danilo dove abbiamo acquistato 600.000 euro di ETF monetario in un attimo, di una liquidità che ci potrebbe riservare a breve, che quindi potremmo andare a rivendere. Però quello mi dà, non so, da far buono postale, capite che c'è, che c'è differenza. Quindi detto questo, può aver senso, ripeto, per chiaramente investimenti a breve scadenza, ma se poi andiamo sulle brevi scadenze, allora lì andiamo a trovare, dobbiamo chiederci se c'è qualcosa di meglio sul mercato. Troviamo ovviamente qualcosa di meglio sul mercato, perché ci sono, come appena vi ho fatto vedere, poi trovate i video qui sul canale per vedere, ho fatto un video dettagliato sugli ETF monetari, li trovate qui, iscrivetevi così anche poi i prossimi video vedete altri video, non vi perdete neanche un contenuto perché ve ne sto facendo veramente tanti, e andate anche a dare uno sguardo in descrizione se volete diventare consulente finanziario, se volete studiare con noi in generale per imparare la finanza. Quindi detto questo, buono delle poste, in generale buoni delle poste non sono assolutamente adatti per il lungo termine, perché si può far di meglio, sarebbero adatti per il breve termine, per le scadenze brevi, ma sulle scadenze brevi il nostro fondo emergenza può essere investito nettamente meglio su soluzioni che ci danno maggior flessibilità, ci possono costare anche di meno, tassazione uguale, 12,5, quello non viene tassato proprio al 12,5, siamo torna al 13, ma va bene, è la stessa cosa, non fa sicuramente quella la differenza, e non c'è quel giochino degli interessi anche che fanno, perché ha raggiunta la scadenza di un anno, ti paga, perché devo stare un anno, mi vincoli in un anno per pagarmi gli interessi, almeno di là li prendi giornalmente, se stai un mese prendi un mese, se stai un mese e mezzo prendi un mese e mezzo, e così via. Detto questo, signori, quindi può essere, un minimo di rendimento lo dà, può essere interessante per le brevi scadenze, fondo emergenza e così via, ma sulle brevi scadenze c'è sicuramente meglio, soluzioni più flessibili e alla fine anche più redditizie. Detto questo, mi raccomando, fate le cose con la zucca, non vi improvvisate mai, perché altrimenti rischiate di far danni grossi come la grandine. Detto questo, io vi ringrazio di nuovo, mettete like se il video vi è piaciuto, condividetelo e soprattutto iscrivetevi al canale e commentate sotto chiedendomi i prossimi video da fare, perché così ve li farò. Un salutone a tutti e ci vediamo alla prossima, ciao!